Amiche, amici di Rossini TV, siamo sul red carpet virtuale del multiplex Giometti di Pesaro per l'anteprima nazionale del film Ancora volano le farfalle, un film liberamente ispirato alla storia di Giorgia Righi, un film che ci faremo raccontare dalle voci dei protagonisti e che andremo anche a sbirciare direttamente in sala in questa anteprima nazionale per voi. L'intento nostro era quello di dare una fotografia realistica il più possibile di quello che è veramente la vita di Giorgia, che è sì da una parte purtroppo costellata di tantissime difficoltà, perché avere a che fare con un nemico invisibile con cui ogni giorno devi fare purtroppo i conti non è assolutamente facile. Dall'altra parte però c'è una Giorgia che vive giustamente i suoi 20 anni con la leggerezza, la spensieratezza che è caratteristica di quell'età. E la pellicola, penso, insomma, perlomeno io da regista mi sono impegnato il più possibile a cercare di ridare questa fotografia e di ridare questa spensieratezza che era giusto omaggiare nei confronti di Giorgia. È un film che sicuramente ha toccato delle corde molto particolari, l'ho visto, ho percepito in sala persone a cui è cascata la lacrima, ma anche momenti in cui hanno sorriso, e i quasi 5 minuti di applauso sul finale penso che li ricorderò per i prossimi anni. Si è percepito l'amore e la vicinanza degli amici e della famiglia. Poi è stato meraviglioso poter vedere negli occhi degli spettatori il messaggio di questo film che veniva recepito, ovvero che nonostante gli ostacoli dobbiamo sognare e lottare per i nostri obiettivi. Quindi sono contentissima e spero che il film si diffonda il più possibile. Io prima di conoscere Giorgia non ero a conoscenza, non ero informata sulla sua malattia, sulla sua patologia e in generale non ero mai entrata in diretto contatto con la disabilità. E conoscere Giorgia, conoscere la sua storia mi ha fatto capire proprio come ci sia la necessità ancora ad oggi di in qualche modo abbattere il tabù che c'è sulla disabilità, su questo tema, e spero che il nostro film in qualche modo possa abbatterla e possa diffondere più consapevolezza. Inseguire i propri sogni e realizzare i propri obiettivi, come ha fatto Giorgia nella sua vita reale e come Beatrice, che la interpreta, ha dimostrato nel film, è un messaggio che non può non arrivare, e arriverà non solo su Pesaro chiaramente, ma a livello nazionale per chiunque possa vedere questo film. Nella vita ci sono anche i cattivi, quelli che creano dei problemi agli altri, e io incarno quel personaggio lì, perché poi in fondo, proprio come nella vita, viviamo sempre in mezzo ai contrasti, dove avvengono le scintille che ci fanno poi reagire. È un gran progetto per il sociale, ma non solo, perché comunque è una storia che dietro a tanti altri messaggi, a quello dell'amicizia, quello dello sport, anche molto forti, e quindi sono molto felice da attrice autoctona, insomma, di essere stata scelta per questo ruolo che per me è davvero molto importante. Un film che abbiamo proprio seguito completamente, dall'inizio, dall'idea fino a stasera che è la proiezione, quindi l'emozione tripla rispetto a un altro film, avendo seguito proprio tutta la lavorazione dall'idea. E contento di vedere tanta gente, contento di portarlo anche in giro per l'Italia, nelle nostre sale e non solo. Quindi spero che Pesaro e anche le altre città rispondano bene a una storia così bella e uso questo termine corroborante, nel senso che è una cosa che fa bene vedere questo film.